Tra poco il notiziario di ETV. Tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Per la tua pubblicità su ETV Rete 7, chiama 051 63 81 819. Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione di ETG. Un altro grave incidente stradale ha interessato oggi il nodo bolognese. In un maxi tamponamento che ha coinvolto 7 camion e 2 automobili sull'autostrada A1 all'altezza di Casalecchio è morto un uomo di 46 anni che era residente a Bologna. Andiamo a vedere cosa è successo. Una persona è morta ed un'altra è rimasta ferita nel maxi tamponamento che questa mattina intorno alle 6.30 ha coinvolto 2 auto e 7 camion sull'autostrada A1 all'altezza di Bologna al chilometro 191 tra il raccordo di Casalecchio e il bivio con la A14 in direzione nord. Si tratta di un uomo di 46 anni originario di Palermo ma residente a Bologna. La vittima era a bordo di una delle 2 auto e oltre a lui è rimasta ferita una passeggera che si trovava nella stessa vettura. Secondo i primi accertamenti eseguiti dalla Polstrada, sembra che un camion, per cause ancora da chiarire, abbia perso il controllo e sia finito di traverso lungo l'autostrada. Gli altri mezzi, i 6 camion e le 2 auto, non hanno fatto in tempo ad evitare l'impatto e si sono schiantati contro il mezzo pesante. L'autostrada è stata completamente chiusa in direzione nord e si sono formate code anche in direzione opposta a causa di curiosi. Intorno alle 9 il tratto è stato riaperto inizialmente su una sola corsia di marcia, ma i chilometri di coda erano ancora molti. Traffico congestionato anche sulle strade alternative, la Porrettana e la tangenziale di Bologna. Per ragioni tecniche è temporaneamente sospeso il collegamento su monorotaia Marconi Express. Il People Mover di Bologna si ferma di nuovo e ancora una volta si deve correre ai ripari attivando un collegamento sostitutivo con bus tra la stazione centrale di Bologna e l'aeroporto con fermata intermedia al Lazzaretto. Annuncia tutto in italiano e in inglese il sito di Marconi Express, servizio temporaneamente sospeso, rimandando alla pagina di Tipper che dettaglia appunto la situazione e specifica che si deve ripiegare sui bus. Polemiche da parte dell'opposizione in Consiglio Comunale. All'attacco i consiglieri civici di Bologna Ci Piace e di tutto il centrodestra parlano di situazione surreale e intollerabile. Mi auguro che Conte ci rifletta e non voglia passare per il nuovo Bertinotti che fece cadere Prodi. Se cade Draghi è un problema per l'Italia. Queste sono le parole del governatore dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Ognuno si prenderà la responsabilità di quello che farà. Io mi auguro, lo ribadisco, che ci possa essere un Parlamento che ha una forte maggioranza, che chieda al presidente Draghi di restare, di proseguire con un esecutivo che ci porti alle elezioni la prossima primavera, quindi non fra 12 anni ma tra meno di un anno, perché credo che questo farebbe bene all'Italia. Ho visto appelli anche adesso, pochi minuti fa, del mondo dell'associazionismo, persino di associazioni importanti ambientaliste, del terzo settore, quindi mondi che dovrebbero essere i più lontani, no? Da quella che viene definita la tecnocrazia e il tecnocrate, ma credo che anche loro si rendano conto che la portata dei bisogni in un momento in cui il PNRR entra nel vivo e quindi l'accesso a importantissimi fondi europei che possano fare ripartire o tenere il più possibile in forza l'Italia, dall'altra quello che sta accadendo nelle emergenze, diverse emergenze che stiamo vivendo, ripeto, io mi auguro che Conte ci rifletta e non voglia passare per il nuovo Bertinotti che faceva cadere Prodi aprendo le porte a Berlusconi. Quindi lei è ancora un po' fiducioso, diciamo? Voglio essere fiducioso, dopodiché ripeto, se non sarà possibile avere un nuovo governo Draghi o la prosecuzione del governo Draghi attuale, ci si preparerà per andare alle urne. Il problema che mi pare sia un problema per l'Italia, non per qualche partito, per qualche forza politica, che è l'ultima cosa che mi interessa in questo momento. L'alleanza con i 5 Stelle ha ancora un senso dopo un episodio del genere? Vale, ne discuteremo dopo, nel senso che io ho già detto quel che penso, credo che se faranno cadere il governo Draghi si prenderanno una bella responsabilità con cui puoi fare i conti il giorno dopo. Forza Italia e Lega pongono il veto sui 5 Stelle in un eventuale nuovo governo. Ma anche qui usciamo dal teatrino della politica, stiamo al merito e vediamo chi è disposto a sostenere lealmente un governo Draghi,
non con interviste sui giornali o con ultimatum o penultimatum, e quindi vediamo se Lega e Forza Italia sono disponibili. Una targa commemorativa per i 600 anni dalla prima testimonianza dall'arrivo dei Romani, Rom e Sinti a Bologna e in Italia. L'iniziativa promossa da Comune, Regione e associazioni Romani, Rom e Sinti ha come l'obiettivo riscoprire la memoria di accoglienza della città e farlo insieme, in un percorso condiviso. Inaugurata oggi a Bologna, Porta Galliera, in piazza 20 Settembre, la targa commemorativa dei 600 anni dalla prima testimonianza dell'arrivo di Romani, Rom e Sinti nel capoluogo emiliano e in Italia. L'iniziativa, che si è tenuta alla porta d'ingresso del centro della città, proprio per rimarcare il valore dell'accoglienza d'intesa tra Comune e Regione, vede sotto l'arco della porta una targa dedicata alla plurisecolare memoria di accoglienza della città e dei sei secoli appunto trascorsi dal 18 luglio 1422, il giorno in cui dalle cronache cittadine emerge che erano stati accolti dalle autorità comunali i pellegrini egiziani, oggi Romani, Rom e Sinti, fuggiti dai Balcani. Sicuramente sono stati fatti dei passi avanti importanti negli ultimi anni e c'è una collaborazione con le comunità Rom e Sinti importanti, molti di loro si sentono bolognesi, come hanno detto oggi, sono perfettamente inclusi e integrati, ma è importante fare memoria e tramandare la memoria. La memoria è uno strumento con cui si costruisce l'identità della persona e si tramanda anche l'identità. Quindi ricordarci del fatto che le comunità Rom e Sinti sono arrivate a Bologna esattamente il 18 luglio di 600 anni fa e farlo insieme, raccontare anche una storia di accoglienza, di incontro fra popoli, di meticciaggio. Proprio a pochi metri da qua è nata una bambina 600 anni fa della comunità Rom e Sinti nella nostra città. È un passo avanti importante perché memoria condivisa aiuta a creare inclusione. Il testo scelto per la targa commemorativa è quello della cronaca rampona, che è conservata insieme alla cronaca varignana tra i codici della Biblioteca Universitaria di Bologna, Palazzo Poggi, ad oggi le prime testimonianze della presenza romaní in Italia. La festa, per i 600 anni, continuerà sabato e domenica con un programma di iniziative promosse dalle associazioni di riferimento. I 600 anni sono 600 anni di presenza, di contatto, ma anche di antiziganismo. È una parola che definisce una forma di razzismo specifica che ha connotazione storica e contemporanea. Le strategie partono da questo riconoscimento, ovvero dal considerare l'antiziganismo qualcosa di presente all'interno della nostra società, presente all'interno delle nostre idee, nostre intese a livello diffuso, e operare per far sì che ci sia una forma reale di contrasto e di riduzione di questo fenomeno, che ha ancora in Italia e non solo dei livelli di diffusione piuttosto alti. Bikers provenienti da tutta Italia si sono radunati ieri a Lizzano in Belvedere sull'Appennino bolognese per il Mountain Bike Day al Corno alle Scale, organizzato dalla Corno alle Scale SRL, società di gestione degli impianti. Quello della mountain bike è un settore in forte crescita nel quale il turismo bolognese crede e sta investendo. Per questo sui declivi e i pendii del Corno alle Scale ieri si è tenuto il Mountain Bike Day, un settore sul quale puntare affinché possa diventare di grande valore anche per la montagna bolognese. Ne hanno parlato tra gli altri presso il rifugio Le Rocce il sindaco metropolitano Matteo Lepore e il presidente dell'azienda di promozione turistica dell'Emilia Romagna Davide Cassani. Il comune di Bologna, unico nel panorama nazionale, dà le proprie risorse alla città metropolitana perché finanzi la promozione turistica di tutti, perché abbiamo capito che promuovere il territorio è un vantaggio anche per il comune capoluogo. Dunque credo che l'Appennino sia uno degli esempi più belli di come Bologna sia già una città da 1.100.000 abitanti. Questo è molto importante, quindi davvero io sono qui per dirvi che sentitevi cittadini bolognesi in quello che fate e qualsiasi cosa serva a livello di risorse, di aiuto, noi ci saremo, perché credo che la crescita del turismo e della cultura nel territorio sia appunto nella destagionalizzazione. Credo che questo sia davvero il segreto, non tanto perché non bisogna occuparsi dell'inverno, ma perché noi dobbiamo puntare affinché queste comunità si mantengano nel tempo, che le persone
vivano il territorio, non solo lo usino. Vabbè, qui mi trovo a casa, perché siamo in Emilia Romagna e perché parliamo anche e soprattutto di ciclismo. Come ha detto il sindaco Lepore, alla fine è la squadra che vince. Uno da solo oggigiorno non va da nessuna parte, solamente se ci si riunisce, no? È come nel ciclismo. È sì uno sport individuale, ma la squadra è fondamentale. Ed è così anche per quanto riguarda il turismo. Io me ne occupo da alcuni anni e devo dire che, come ha detto il sindaco Lepore, il turismo, noi stiamo molto puntando sul turismo attivo, sul cicloturismo, e penso che sia questa un'iniziativa molto importante. Pensate che ci sono delle località invernali che hanno creduto nel ciclismo diversi anni fa e oggi hanno l'estate simile all'inverno. E le iniziative, i percorsi per valorizzare e scoprire il territorio appenninico si moltiplicano. Qualche valle più a est rispetto a Lizzano in Belvedere c'è San Benedetto Val di Sambro. Andiamo là. Nasce San Benedetto Val di Sambro Outdoor, il nuovo progetto per la valorizzazione della sentieristica del comune di San Benedetto Val di Sambro. 5 anelli tematici di 5 colori diversi per scoprire e riscoprire il territorio a piedi, sulle due ruote o a cavallo, toccando tutte le frazioni. Oltre 75 chilometri di sentieri che si immergono totalmente nella storia, la cultura e la bellezza dei borghi e soprattutto delle comunità locali. È una grande opportunità in più, perché questi 5 anelli interessano tutto il territorio comunale e quindi ci consentono di conoscerlo noi e soprattutto di farlo conoscere nella sua interezza. Sono anelli che si sviluppano lungo i territori, lungo sentieri che hanno fatto la storia del nostro comune, delle generazioni che ci hanno preceduto. E l'obiettivo di questo progetto infatti non è solamente quello di individuare il tracciamento migliore per accompagnare le persone, ma è anche e soprattutto quello di raccontare il territorio, per cui diciamo, è stato fatto un grande lavoro anche dal punto di vista progettuale, per cui oltre alla segnaletica che sarà presente sul territorio abbiamo predisposto un'app che è scaricabile. L'abbiamo fatta assieme alle tante attività commerciali del territorio, che ringrazio per averci sostenuto anche in questo percorso, e che appunto darà la possibilità non solo di essere guidati, ma anche di conoscere le bellezze che si incontreranno lungo il tracciato, anche conoscere dove potersi fermare per mangiare, per dormire. Insomma, è un progetto che vuole, diciamo, aggiungere qualcosa che al territorio mancava. Un territorio nel quale sono noti e conosciuti i grandi percorsi che si sviluppano a tappe, quindi su più giorni, la via degli dei, la via Mater Dei e non solo, però diciamo questi percorsi hanno invece un orizzonte molto più limitato, perché si tratta di anelli che si fanno in poche ore e che soprattutto possono essere fatti da tutti, giovani, meno giovani, allenati e meno allenati. L'unica cosa che non cambierà sarà il piacere che si prova nel farli. Il calcio, doppia amichevole conclusiva per il Bologna, che nell'ultimo giorno di ritiro batte per 5-0 il Pinzolo e 7-1 il Castiglione delle Stiviere. Piccolo brivido per Arnautovic, uscito dal campo per un problema fisico che poi fortunatamente si è rivelato di poco conto. Nel post partita il commento di Emilio De Leo, componente dello staff rossoblù. Sentiamolo. Nel complesso credo che abbiamo lavorato bene. Siamo riusciti, secondo me, a portare a far salire anche un po' di tono i nazionali che erano arrivati successivamente rispetto agli altri. Credo che abbiamo un gruppo sempre più omogeneo da tanti punti di vista, soprattutto secondo me in termini di, oltre che tecnici, anche di personalità. Stanno crescendo tutti, si stanno tutti dando una mano, quindi non abbiamo avuto nessun problema anche in termini di infortuni, quindi è andato tutto bene. Arnautovic un po' lezioso nella prima gara, le chiedo questo giudizio. Ma non credo, sicuramente era la sua prima partita, quindi sicuramente lui, come soprattutto voglio dire i nazionali che sono
rientrati successivamente, aveva bisogno poi di, come dire, di rodare un po' la prestazione. Però sappiamo bene che Marco ha bisogno di toccare la palla, ha bisogno di sentirsi ispirato, magari anche in determinate circostanze di sbagliare, perché poi sappiamo bene che quando deve assumersi delle responsabilità lui sarà sempre presente come al solito. In realtà si è un po', diciamo così, impuntato, avendo allungato un po' il passo per chiudere la palla in porta, però adesso già scherzava e stava tranquillo, quindi credo non sia successo niente. Mister Mihajlovic ha sottolineato la necessità che si prendano i giocatori di qualità, a volte dei rischi in più, cerchino di essere un po' più intraprendenti. Credo che oggi l'abbiano fatto. Sicuramente trovare il gol gli sta dando una buona dose di fiducia, quindi va bene anche quello. Con il calcio per ora ci fermiamo, un buon pomeriggio, grazie per aver seguito TG, arrivederci. Da oggi l'informazione di ETV Rete 7 è disponibile gratuitamente sul tuo smartphone e potrai accedere a tutte le video news prodotte nel corso della giornata in tempo reale.